Vorrei chiedere invece a Massimo Minini, che ha una esperienza, diciamo, come gallerista che tutti conosciamo, come collezionista, come amico degli artisti, come scrittore, e adesso sei anche appunto coinvolto a Brescia nel modo di immaginare, di dare visione al museo. Quindi, ecco, quello che vorrei chiedere invece a te è che cosa, come dire, le tante funzioni che tu esprimi nella tua attività, sia professionale ma anche personale, che cosa in che modo ti portano a vedere il futuro dell'istituzione a cui adesso sei legato, ma in generale comunque proprio al museo dei prossimi anni? Che cosa ti aspetti da un museo d'arte moderna e contemporanea? Come lo vedi? Secondo te quali funzioni potrebbe esprimere che non esprime ancora, o se, come dire, le esprime tutte, dobbiamo continuare su questa strada? Non mi aspetto niente. Anche perché vivo au jour le jour, come dicono i francesi. Non posso dirti né so dove andrà a finire il museo, né so dove andrà a finire l'arte, perché spesso mi dicono che arte farà domani. Io mi dico, se avessi avuto una galleria nei primi anni 60 a Milano e fosse stato un giovanotto con in mano una scatola di merda e mi avesse detto io faccio quella roba qui, mi fa la mostra, cosa gli avrei detto io? Non lo so, non credo di aver detto sì, vieni, la facciamo subito. Quindi io lavoro per il quotidiano. L'esperienza di Brescia come presidente dei Brescia Musei è un'esperienza importante, però tenete conto che il presidente, e qui Gabriele Labelli mi soccorre, il presidente ha delle funzioni di rappresentanza, non fa i programmi, i progetti, e quando tenta di farli Labelli gli dice tu stai al tuo posto, io faccio il mio, tu fai il tuo compito e faccio il mio. Ma in effetti questo è un po' così, però insomma un presidente riesce sempre a indirizzare grosso modo. Certo, il mio ruolo è principalmente quello di andare a messa con gli alpini, con i carabinieri, con la guardia di finanza quando è il loro compleanno. Importantissimo, sì, perché bisogna mantenere buone relazioni, anche quelle contano. Però voglio dire, Milano, parliamo di Milano, cioè. Milano è una città straordinaria. E spesso questi convegni si risolvono anche in una piccola lamentela: non c'è la Galleria d'Arte Moderna, sono tanti anni che non c'è. E a Brescia qualche giorno fa la direttrice della Galleria dell'Accademia di Venezia, che ha parlato benissimo del suo progetto, ci ha spiegato come lei sia riuscita, senza inganno, ma per l'evidenza dei fatti, a farsi attribuire i 35 milioni di euro che attendevano a Milano da anni per la Grande Brera e che Milano non si decideva a spendere o a progettare, e sono andati a Venezia. Bene, siamo in Italia, non c'è più Venezia, non c'è più Milano, non c'è più Napoli, non c'è più Modena. Brescia è sempre stata fuori dai giochi, non abbiamo avuto né re né papi né... Però un papa l'abbiamo avuto, Paolo VI, un papa molto importante per i viaggi, per le lettere agli artisti, per le lettere alle Brigate Rosse, per la chiusura del concilio. Però un papa che ha un monumento nel Duomo Nuovo a Brescia, adesso mi spiace dirlo, un monumento che non fa onore alla grandezza del papa. E se penso che Giulio II invece aveva Raffaello e Michelangelo, mi dico, i papi di una volta erano forse dei tagliagole, però sapevano vedere l'arte, sapevano capire la loro contemporaneità. I papi di oggi non lo sanno, né gli interessa molto. Voglio dire, il Duomo di Milano, quando si fa il concorso per la porta, onore ai vinti, comunque il bozzetto di Lucio Fontana era strepitoso. Però anche nell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, quando si parla della nascita del romanzo, non si citano i romanzieri che poi diventeranno i veri romanzieri, quelli che per noi fondano il romanzo. Quindi è un po' come il premio Nobel o il premio di... come si chiama? Per il cinema. L'Oscar, eccetera. Spesso vengono... o i premi letterari,
specialmente quelli italiani, vengono dati a delle persone che poi forse non passeranno la storia. Voi vi rendete conto, Milano è una città strepitosa, voglio dire, è la città, parliamo della scultura di questo secolo, è la città di Adolfo Wildt, di Medardo Rosso, di Boccioni, di Melotti, di Fontana, di Marino, di Arturo Martini, di Luciano Fabbro e di Mario Merz, per dirne solo alcuni, nati qui o operanti qui. Fabbro non è nato qui, però è sempre stato milanese. Mario è nato a Milano, però forse per caso, chi lo sa, però ha abitato qui. È una città che ha delle collezioni incredibili e queste collezioni sono state date alla città. La collezione Boschi, la collezione Juca, la collezione Iesi. E per un pelo io ho cercato di fargli comprare anche la collezione Giovanardi. Pensate Brera con Giovanardi, Juca e Iesi. C'è una roba da spaccare tutto quanto, da spaccare il mondo. Spesso da fuori Italia mi dicono, ma noi veniamo in Italia e vorremmo vedere l'arte italiana. Dove andiamo? Vabbè, naturalmente non è che manchino gli esempi. C'è la Gnama a Roma, che adesso ha anche preso una nuova allure. C'è il Maxi, c'era il Cimac, ad esempio, qui, una volta, ed c'è il Museo del Novecento. Allora, dovremmo chiederci qual è il problema che attanaglia una città che ha dei grandi artisti, che ha delle grandi collezioni, dei grandi musei, e che forse non riesce ancora a creare immagine. Mentre la crea con la moda, la crea col design, la crea con altre cose, voi vedete qual è il movimento in città per il Salone del Mobile, ad esempio, comparato col piccolo movimento del Salone dell'Arte che tu dirigi sapientemente. Certo, le folle che si interessano di arte non sono le stesse che si interessano di calcio o di moda, soprattutto, più che di design. E il parterre di questa sera, in fondo, lo dimostra. Noi ci parliamo un po' addosso, siamo contenti di farlo, siamo tutti interessati a questo mondo delle arti che ci piace, che ci istruisce, che ci fa sentire vicini a Raffaello. Perché Raffaello? Perché quando all'epoca il collezionista, il Papa, il Re, il committente parlava con l'artista, parlava con Raffaello. Ecco, noi dobbiamo pensare che noi oggi, quando parliamo con un artista, specialmente se è bravo, siamo allo stesso livello. Noi parliamo con qualcuno che crea delle immagini, che crea del pensiero. E la cosa che a me piace di questo mondo è che a volte, non spesso, ma a volte, ci troviamo là dove nascono le idee. Perché fare il gallerista, fare il collezionista, fare lo scrittore significa anche pipparsi settimane, ore e ore di quotidianità, bolle, fatture, viaggi, valigie, monta, smonta, tira, molla, dogana, eccetera, eccetera. Però una volta ogni tanto, tracchete. Tu sei lì, ne parli con Mario Merz, che ti dà un pugno allo stomaco, a me ne ha dati diversi. Sei lì con Lucio Meglio che tenta di fotterti e c'è quasi sempre riuscito. Sei lì con Giulio Paolini che invece fa dei salamelecchi e sono molto carini. E sono quelle cose che rimangono, capisci? Cioè noi abbiamo i nostri Raffaello, aperta parentesi, a Brescia il 16, torno a fare il presidente, apriamo la galleria Pinacoteca Tosio Martinengo e abbiamo due Raffaello da farvi vedere strepitosi. Ma perché li abbiamo? Perché nel 1820 e qualcosa un signor Tosio regala non un quadrettino, ma tutta la sua collezione alla città di Brescia, tutta, boom. Ed è quello che dovreste fare voi, secondo me, mettendovi d'accordo con la città, perché bisogna anche dire una cosa, non si può regalare tutto e la città prendere tutto, se no non sapremo più dove mettere le cose. La città deve avere il diritto di poter scegliere e scegliere le cose che le interessano per completare un discorso. Però se doveste mai lasciare qualcosa alla città, lasciatelo da vivi, perché? Perché così vi godete la festa, capito? Perché dopo non ve la godete più, se la godono gli altri. No, ma questo è vero. Allora potreste dirmi, comincia prima tu. Bene, sto già cominciando, perché proprio in questi giorni ho preso qualcosa che vorrei lasciare come segno del mio passaggio brevissimo a Brescia Musei, dove non resterò a lungo perché
perché fondamentalmente politica e cultura non vanno tanto d'accordo. Non vanno d'accordo non perché uno sia ignorante e l'altro sia intelligente, ma d'accordo perché siamo su due piani diversi. Voi sapete che Togliatti e Vittorini non andavano d'accordo. Voi sapete che Leonardo Sciascia è stato deputato alla Camera e se n'è andato via sbattendo l'uscio. Insomma, ci sono tantissimi episodi di questo genere. Il politico ha l'esigenza di essere rieletto, fondamentalmente. Noi abbiamo l'esigenza di dar fastidio al politico perché segue il nostro dettato. E qui ho anche delle persone che lavorano, che sono con me, siedono con me nel CDA della Fondazione, possono dirlo. Non è proprio uno scontro, ma è una specie di tira e molla, una specie di ti vedo, non ti vedo, qualcosa che noi vorremmo portare di qua e loro vorremmo portare di là. Tanto è vero che, insomma, il problema è che io sono un gallerista e quindi dalla posizione che occupo esiste un problema di conflitto di interessi, per così dire. Conflitto di interessi che cos'è? Quando uno si mette lì e cerca di fare i soldi con la posizione che occupa. Io pensavo che il conflitto di interessi fosse stato abolito ai tempi del governo precedente, però mi hanno detto di no, che non era stato abolito del tutto, ce n'era ancora un po', e quel po' era per me. Io ho chiesto, possiamo dirlo, a un artista, un grande artista che lavora con me purtroppo, di dare una mano per il bene della città o della Pinacoteca, ma non per metterci un'opera, perché non credo, e qui devo dire sono d'accordo con Giovanni Agosti, che è sempre stato fieramente contrario alla commistione tra antico e moderno. Antico fa l'antico, il moderno fa il moderno, ognuno faccia i fatti propri. È vero che l'arte ha una grande continuità, però ci sono delle differenze. Noi chiamiamo arte tutto, dai vasetti fitili al dito medio di Cattelan, però sono cose completamente diverse, come voi capite. All'epoca dei Sumeri l'arte serviva per esornare le battaglie dei principi. Prima ancora l'arte sciamanica serviva per far piovere o per far tornare il sole e la luna. In Egitto, idem, faraoni. In Grecia nasce l'uomo, a Roma nasce l'individuo col ritratto, arrivano i barbari, tagliano la testa al toro e buonanotte, ricomincia tutto nel Medioevo, torna Dio, torna l'arte religiosa della Chiesa, torna gli dèi, torna l'uomo nel Rinascimento, torna gli dèi nel Settecento sugli affreschi dei soffitti dei palazzi, eccetera. Poi nel XX secolo non si capisce più niente, se ne vengono di tutti i colori e ognuno fa quel cavolo che vuole, e questa è la bellezza del Novecento, perché prima avevo fatto 7-8 nomi di milanesi, da Medardo Rosso a Wilt fino a Mario Merz, ma un secolo così potente, Milano l'ha avuto forse ai tempi di Giovanni da Milano, ai tempi di Bramantino, ai tempi di Leonardo che passava di qua per andare in Francia, ai tempi di Donato Bramante. Il XX secolo è stato, perché siamo, in fondo siamo ancora nel XX secolo, è un secolo straordinario dove l'arte ha veramente combinato, ne ha fatte di cotte e di crude, ma di cose interessanti. E tenete conto che Milan Kundera, il sipario, dice a un certo punto, parlando dell'Europa, non dell'Italia, dice: se l'Europa ha una possibilità di sopravvivenza, sarà nella evidenza delle sue arti, nella permanenza delle sue arti. Cosa vuol dire? Vuol dire che in tempo di guerra noi muriamo, non i capannoni, muriamo i quadri, gli affreschi, le facciate delle chiese. Lo diceva anche Churchill, no? Come? Lo diceva anche Churchill, che la guerra si faceva per difendere, che i tagli non dovevano essere fatti alla cultura, certo, perché la cultura è il motivo. Poi per forse cui forse ho sforato i minuti, comunque l'appello era per Milano. Milano è una città straordinaria che deve acquisire più coscienza di sé, e questa coscienza passa anche attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, controllata dal pubblico che ha i musei e che sa cosa può servire, e favorito dal privato che può mettere a disposizione le proprie collezioni, ma anche gli archivi, perché se le opere sono importanti, ricordatevi che da qualche tempo in qua gli archivi sono altrettanto importanti. E una città che non trattiene gli archivi, ad esempio quello di Gillo Dorfles, pace all'anima sua,
È andato in paradiso sicuramente, ma il suo archivio non sta in Italia. Il suo archivio va a Berlino, va a Dresda, per un contratto fatto prima. Oggi ci sono i tagliatori di testa una volta, sono i tagliatori di archivi. E Gabriella ne sa qualcosa perché lei ne ha tanti e alcuni è riuscita a carpirli con la determinazione che noi tutti le riconosciamo. Perché quando lei guarda l'avversario negli occhi lo fulmina e l'archivio è suo. È vero? No, è così, insomma, hai un'autorevolezza che mette l'avversario in ginocchio. Quindi, di cosa abbiamo bisogno? Di organismi più complessi? Ecco, forse potrebbe essere questo, il museo non può più essere un luogo di solo ricovero. E non credo neanche che sarà un luogo di produzione, perché... Guardate l'esperienza dei DRAC o dell'Olanda. L'Olanda ha finanziato gli artisti. Gli artisti, poverini, piangevano che soffrivano la fame. D'altronde l'artista deve soffrire un po', se no non fa dei bei lavori. Guardate Van Gogh, tipico. E l'artista grassottello non caccia niente di speciale. E l'Olanda ha comprato tonnellate di lavori che adesso non sa più dove mettere e tenta disperatamente di vendere anche al mercato nero e non ci riesce. Perché? Perché non abbiamo bisogno di tutta sta roba, abbiamo bisogno di qualche eroe, di qualcuno che ci dica chi siamo, dove andiamo e da dove veniamo, ma non di qualcuno qualcuno che tiene famiglia, ecco. Cioè, tutti teniamo famiglia e arrangiamoci. L'artista si fa un mestiere pericoloso e tale deve essere. Quindi, secondo me, per rispondere ad altre domande che non ho mai fatto, il museo no, non è un luogo di produzione, non deve essere un luogo di produzione. E come presidente di Brescia Musei vi invito tutti il 16, 17, 18 a visitare la nuova Pinacoteca Tosio Martinengo, che è veramente straordinaria, e io non c'entro per niente perché ho fatto pochissimo. Grazie Massimo.